Ciao, mi sono svegliato alle 4 di mattina e ho provato la morning routine di un chirurgo. E in questo video vi racconto della mia esperienza e di quello che è successo. Prima di iniziare, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, mi aiuta a laurearmi in tempo e possibilmente diventare un chirurgo. E aiuta anche voi a svegliarvi presto la mattina ed essere più produttivi. Ma partiamo dall'inizio. Perché una morning routine alle 4 di mattino? Perché di un chirurgo? Sono uno studente di medicina al terzo anno e nella vita forse, probabilmente, possibilmente vorrei fare il chirurgo. I chirurghi hanno degli orari spesso abbastanza pesanti perché si devono svegliare molto presto la mattina per andare poi in sala operatoria a operare i propri pazienti. E generalmente le operazioni si fanno la mattina molto presto, 6, 6 e mezza, 7. Quindi per arrivare pronti all'ospedale e fare una morning routine completa, spesso appunto i chirurghi si svegliano molto presto, le 4, 4 e mezza, 5 di mattina. Quindi ho deciso di provare la morning routine che forse mi ritroverò a fare ogni giorno fra qualche anno. Domani proverò la morning routine di un chirurgo, quindi mi dovrò svegliare alle 4 di mattina. Ovviamente non andrò in ospedale, ma invece che visitare i pazienti e fare operazioni chirurgiche, studierò. In ogni caso, come ben sappiamo, la morning routine parte dalla sera, sono le 9 e mezza e ora cercherò di andare a dormire. Non riuscirò mai a addormentarmi subito, però provo ad avere almeno quelle 6 ore e mezza di sonno e vediamo come va. Appunto, mi sono svegliato alle 4. Mi sono svegliato con una fame, cioè, ho proprio fame, che di solito quando mi sveglio alle 8, 9, 10 di mattina non ho. Quindi adesso andrò in bagno, faccio i miei bisogni, vado di là, mangio qualcosa. La mia fame da lupi l'ho placata con un sandwich marmellata e burro d'arachidi, ormai un grande classico della mia dieta per mettere su massa. Se volete vedere il video in cui spiego che cosa mangio in una giornata, potete andare a vederlo qua. E appunto alle 4 e mezza ho iniziato ad allenarmi. È molto importante fare qualche tipo di attività fisica subito la mattina appena svegli, che sia stretching, che sia fare esercizi, che sia fare cardio, una corsa, una cosa in bici, proprio perché innanzitutto è salutare e poi, e questo ve lo posso assicurare, aiuta molto a svegliare ed essere più energetici. Ovviamente dopo l'allenamento, adesso faccio la doccia, basta docce fredde, questa non la faccio fredda. A questo punto si erano fatte le 5 e mezza e se fossi stato un chirurgo avrei fatto colazione e poi sarei andato all'ospedale. Non sono ancora un chirurgo e quindi invece che andare in ospedale a salvare le vite, sono andato e rimasto in casa a imparare come salvare delle vite. Mettete mi piace se vi fareste salvare la vita da me. Io non ve lo consiglio perché se ci incontriamo in un setting di ospedale significa che non siete messi molto bene, quindi spero di non incontrarvi mai in ospedale. Poi in giro va bene, cioè facciamo due balotte, però in ospedale non una grande idea. Quindi farò colazione, dopo mi metto a fare... non possono neanche stare nella stessa frase queste due parole. Tirocini online e quindi mi metterò lì, ci sono dei materiali, dei video da guardare e faremo questo tirocini online. Poi di nuovo una pausetta, studio altre cose, cioè altre materie. Di nuovo pausa, studio di nuovo. Voglio vedere... Voglio cercare, diciamo, di concentrare tutto lo studio la mattina, oppure il 90% comunque. Non si, più o meno si vede fuori, è ancora completamente buio.
nessuno è sveglio, ovviamente, tutto buio. Quindi ho iniziato il mio studio con il tirocinio online, bellissimo tirocinio online, se non avete visto il video in cui ne parlo andate a vederlo, ve lo consiglio. Probabilmente dopo questo dovrei finire verso le 10 circa, mi faccio una bella merenda perché già inizio a sentire un po' di... mi faccio una merenda. E poi ho studiato altre materie, cancer biology e cardiology. Ho finito quello che dovevo studiare di cancer biology, ora mi metto, studio un po' di cardiology e è stata una mattina super fucking produttiva. Sono le 11.44 al momento, ho fatto la mia terza colazione del giorno, mi sono bevuto anche un caffè, generalmente non lo bevo, però insomma per andare avanti. Mi sono svegliato alle 4, cioè mi sono svegliato 8 ore fa, praticamente, pazzesco. Però vi lascio con il me del futuro che per voi è passato, che vi spiega un po' se effettivamente ci sono stati benefici, com'è andata, se lo rifarei, se lo implementerei nella mia vita. Grazie Federico del passato, che benefici ho effettivamente notato? Produttività assurda. Non penso di avere mai avuto una mattina così produttiva. È stata la mattina più lunga della mia vita, perché effettivamente dalle 4 a mezzogiorno l'una sono 8, 9 ore, 9 ore. E poi non ero per niente distratto, perché ovviamente tutti erano a letto, quindi una volta viste le notifiche, le storie di Instagram, le cose così, non c'era più niente di nuovo da guardare, quindi aprivo il telefono, guardavo, aggiornavo, niente di nuovo, si torna a studiare. Ero stanco? Vi dico, neanche troppo. Ho iniziato ad accusare verso le 10 di mattina e infatti mi sono preso un caffè. Io generalmente non bevo mai il caffè, però nel momento in cui sono molto stanco, sto per morire, preferisco prendere un caffè piuttosto che andare a dormire, perché poi la sera faccio fatica a riaddormentarmi. Però sono abbastanza sicuro che se fossi andato a letto un'ora prima, probabilmente non avrei avuto neanche bisogno del caffè. E un'ora prima vi parlo delle 9 di sera, penso di essere andato a letto verso le 10, 10 e mezza, quindi 9, 9 e mezza di sera non è neanche un orario così pazzesco per andare a letto. Quindi, implementerei questi orari nella vita di tutti i giorni? Se sarò un chirurgo e dovrò essere in ospedale alle 6 di mattina, probabilmente sarò costretto. Dal momento che quei giorni sono ancora un pochino lontani, forse le 4 di mattina è un po' troppo. Però svegliarsi un po' prima del solito, anche semplicemente le 7, 7 e mezza, potrebbe decisamente essere la mossa giusta. Infatti penso che inizierò a svegliarmi un pochino prima del giorno precedente e così mano a mano mi avvicino verso le 7 di mattina, le 6 e mezza di mattina e proverò. Vediamo se funziona, vediamo se riesco a mantenere i ritmi. Vediamo soprattutto se mi sveglio la mattina. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate a che ora vi siete svegliati questa mattina e se provereste questa morning routine. Andate a seguirmi su Instagram, Federico Patti, iscrivetevi al canale. Stay healthy, ciao!